Pace e bene, buongiorno. Oggi 4 maggio ricordiamo il beato Tommaso da Aulera. Ascoltiamo. Tommaso Acerbis nasce a Aulera, in provincia di Bergamo, nel 1563. Rimasto analfabeta perché nel suo comune mancavano le scuole, visse con i genitori la povertà. Fino ai 17 anni fece il pastorello. Poi, il 12 settembre del 1580, entrò nell'ordine francescano dei Cappuccini, nel convento di Verona. Qui imparò a leggere e a scrivere. Fece la sua professione il 5 luglio del 1584 e ricevette l'incarico di questuante. Durante queste escursioni fra la gente, Tommaso convertiva gli ammalati, incoraggiava i poveri, denunciava il male. Il suo apostolato trovava la forza nella preghiera notturna, nelle penitenze che infliggeva al suo corpo, ai digiuni. Incoraggiò molte vocazioni, soprattutto di suore. A Vicenza e a Rovereto promosse la costruzione del monastero delle Cappuccine nei pressi di Porta Nuova. Nel 1619, su richiesta dell'arciduca del Tirolo, Leopoldo V d'Asburgo, fu destinato a Innsbruck come questuante. Divenne guida spirituale delle Vergini di Hall, che era un centro di educazione per le ragazze nobili tirolesi. Con lettere e colloqui guidò spiritualmente le arciduchesse d'Asburgo, Maria Cristina ed Eleonora, sorelle di Leopoldo V, al quale, insieme alla moglie Claudia de' Medici, dedicò frequenti incontri nel loro palazzo e molte lettere. Seguì la vita spirituale dell'imperatore d'Austria Ferdinando II e convertì al cattolicesimo molti. Era un semplice frate laico che sapeva parlare di Dio suscitando stupore e meraviglia. L'obbedienza e l'umiltà lo fecero diventare il fratello della Questua per quasi 50 anni. 3 volte si recò in pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto e fu il promotore della costruzione della prima chiesa in lingua tedesca, dedicata all'Immacolata Concezione, chiesa che viene considerata monumento nazionale dell'Austria. Frate Tommaso da Aulera morì il 3 maggio del 1631 a Innsbruck e venne poi sepolto nella cripta della Cappella della Madonna, nella locale chiesa dei Cappuccini. Il 21 settembre del 2013 il cardinale Angelo Amato lo dichiarò beato. Questo nostro confratello cappuccino, il beato Tommaso, ha fatto una vita straordinaria, ma una vita allo stesso tempo molto, molto umile. Di lui sottolineo questa sua grandezza, il fatto che sia riuscito a essere veramente vicino ai poveri, ma veramente agli ultimi della società, come anche vicino ai più nobili, a persone di un certo livello, di una certa potenza nobiliare. E questa cosa un po' meraviglia, perché questi antipodi della società hanno trovato in lui lo stesso consigliere. Come faceva dunque questa persona a essere ricercata tanto dai più poveri quanto dai più nobili? E soprattutto che gran cuore ha avuto a non abbandonare mai i poveri per stare magari un po' più dietro ai più nobili e più ricchi, che sicuramente agli occhi del mondo potevano gratificarlo molto molto di più. Una vita di preghiera la sua, una vita di sacrificio, una vita di digiuno, una vita spesa per gli altri nella sua grande grande semplicità. E quindi io chiedo a voi e domando a me stesso allo stesso tempo: ma voi con chi state? A chi portate il messaggio di Cristo? Chi scegliete? Sono i poveri i vostri privilegiati? Ci sono dei poveri verso i quali state mostrando della tenerezza? Ci sono persone anche di un certo spessore e importanza che voi state cercando di conquistare a Cristo? Ecco, conviene rispolverare un po' il meccanismo di testimonianza nella nostra vita, perché sono sicuro che possiamo fare molto molto di più senza fare alcuna differenza con le persone che ci stanno intorno. E per questo preghiamo: Beato Tommaso, aiutaci, prega per noi.